nuovo mercato, una nuova professione, quella di influencer, ma vediamo come si può imparare questo nuovo mestiere. Ricchi e famosi, anzi famosissimi. Re e regine dai regni virtuali e guadagni reali che per sudditi hanno migliaia o milioni di follower. Sono gli influencer che condizionano mode e modi e dettano legge in fatto di stili e tendenze. Ogni post vale oro. Si va dai 10.500 euro per un tag di Chiara Ferragni ai 16.000 per uno di Huda Kattan, la beauty blogger più famosa al mondo. Un nuovo mercato, una professionalità sempre meno virtuale, ma il mestiere di influencer come si impara? La prima cosa in assoluto da fare è quella di decidere che argomento trattare. Una volta aver deciso questo argomento, andiamo a pulire il nostro account e togliamo tutte le foto che non c'entrano nulla con quell'argomento. A nessuno piacciono i tuttologi e soprattutto non hanno credibilità. Lei è Miriam Chilante, bella, 38enne, un figlio piccolo e oltre 64.000 follower, fondatrice dell'Instagram Influencer School, una vera scuola per aspiranti Ferragni. No ai selfie, assolutamente. No a foto con pose improbabili. In soli 3 mesi Miriam, con i suoi corsi settimanali, promette di creare la giusta strategia per monetizzare attraverso i social, ma attenzione, perché non è facile. È assolutamente un lavoro e anche veramente molto complicato. Oggi è una giornataccia. Ciao.